Informa salute. Per una salute sempre in forma. Siamo con il dottor Gianni Libanti dell'ambulatorio per gli uomini violenti, progetto Liberiamoci dalla violenza avviato dalla regione, al quale chiediamo: il progetto Liberiamoci dalla violenza è un progetto singolo o fa parte di una rete più ampia? Intanto vi ringrazio di avermi invitato, vi racconto un pochino di cosa si tratta. Il progetto è un progetto nato su iniziativa della regione ed è una rete di centri che stanno nascendo in Emilia Romagna, organizzati dalle aziende sanitarie, quindi messi in piedi dalle aziende sanitarie, in particolare dai consultori, per affrontare il tema della violenza. Non è un progetto singolo, ma è un progetto che si lega ad altre esperienze regionali. Modena è nato il primo centro pubblico che si occupa di queste tematiche 3 anni fa. Noi siamo attivi da dicembre del 2014. A livello nazionale ci sono diverse esperienze di centri che hanno trattato gli autori di violenza, quindi i perpetratori di violenza, di solito in ambiti che sono associazioni. Famoso è il CAM di Firenze, a cui si ispirano anche i modelli che sono nati successivamente. Questo è un centro pubblico, quindi è offerto dall'azienda sanitaria in modo gratuito agli utenti che desiderano avviare un percorso di cambiamento. Quali sono i campanelli d'allarme da tenere presente? Molto importante sottolineare che questo centro si lega in particolare alla tematica della protezione della donna, quindi anche per la donna, diciamo, ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme sul tema di violenza nell'ambito delle relazioni affettive, quindi della propria coppia. Sentire un'emozione come la paura all'interno di un legame di coppia è sempre un elemento che deve suscitare una riflessione, che deve in qualche modo attivare l'idea che forse quell'emozione in quel contesto, che dovrebbe essere un contesto protettivo e tutelante, piacevole, è un qualcosa che stona, che non risuona con quella che deve essere l'esperienza di coppia positiva immaginata. Anche quando comincio a sentire che la mia rete sociale viene un pochino limitata dalla persona che mi sta accanto, che comincia a criticare quello che io faccio, le persone che frequento, il mio modo di atteggiarmi o di vestirmi, quindi temi come l'umiliazione, la vergogna, emozioni come queste vissute all'interno di una coppia devono essere dei segnali che fanno scatenare un campanello d'allarme e quindi un'attenzione particolare in quella situazione. Ci sono caratteristiche comuni alle persone che si rivolgono a voi? È un problema culturale? Caratteristiche comuni abbiamo imparato a conoscere che non ce ne sono. La violenza è un tema che attraversa in modo trasversale tutte le classi sociali. Abbiamo degli utenti che magari svolgono attività come l'operaio, come laureati specializzati, quindi è un problema che non è identificabile con un identikit di persona. Alle volte alla radio, alla televisione o sui giornali viene rappresentato un po' il violento come l'uomo degradato, un po' il reietto della società. In realtà noi incontriamo padri, compagni, colleghi di lavoro, persone che potrebbero essere quelle che ci rappresentano nella nostra quotidianità delle relazioni. È sicuramente anche un problema culturale, perché viviamo in un contesto culturale di stampo patriarcale, quindi in qualche modo un immaginario rispetto a chi all'interno delle relazioni di coppia debba mantenere il controllo o il potere all'interno della relazione è spesso molto presente, e anche dalle donne, a volte le donne che incontriamo, le compagne di questi uomini, è dato per scontato che alcune attività siano appannaggio dell'uomo e che non ci si possa dare la libertà di vivere magari liberamente il proprio lavoro, la gestione economica familiare, o che molte forme di violenza, le più sottili, quelle psicologiche, siano in qualche modo date per scontate da un messaggio culturale che passa attraverso anche una differenza di ruoli tra uomo e donna e quindi una supremazia del maschile all'interno della coppia. Che tipologia di percorso viene proposto? Noi attiviamo dei percorsi che non sono di stampo psicoterapeutico vero e proprio, ma sono dei processi di cambiamento e si focalizzano su un lavoro definito in 4 fasi: un focus principale sulla violenza iniziale, un focus sulla responsabilità, quindi riconoscere che la violenza esiste e farsi carico di questa violenza, riconoscere che è una propria scelta, un comportamento, non che ho agito per un raptus, perché questa ipotesi del raptus è stata smentita da tutti gli studi a riguardo, ma che è un comportamento che ha un'intenzione, che ha una finalità, che ha delle aspettative e quindi cerca di ristabilire una supremazia, come vi dicevo prima, un controllo sulla compagna o sulla relazione. Spesso nasce anche da emozioni che l'uomo in quel momento vive e prova e non riesce o
a riconoscere o a gestire. Poi ci si cala anche all'interno della storia di questi uomini, proprio perché il fattore culturale o educativo o familiare ha un valore. Quali modelli maschili sono stati per me importanti, come sono stati rappresentati? E infine si lavora molto sull'entrare in empatia con la vittima in qualche modo. Quindi violenza, responsabilità, storia familiare e conseguenze della violenza sulla compagna sono i quattro temi principali su cui si sviluppa l'intero percorso di cambiamento, che dura circa un anno in fase individuale. Stiamo attivando anche dei gruppi, quindi una parte del percorso è anche un lavoro di gruppo con questi uomini. Il percorso terapeutico ha portato dei risultati? Ci sono dei recidivi? I risultati ci sono, nel senso che i dati che al momento abbiamo in possesso ci dicono che all'interno di questi percorsi si va immediatamente a diminuire e a interrompere quella che è la violenza fisica, diminuire anche le forme di violenza psicologica, e si diminuiscono anche le recidive, migliorando di molto il processo di comunicazione all'interno della coppia, aiutando questi uomini a entrare maggiormente in contatto con le proprie emozioni, a riconoscere la loro responsabilità e le conseguenze anche emotive sulla compagna. Si addestrano anche a utilizzare strumenti comunicativi e comportamenti alternativi alla violenza, in modo da migliorare quello che è il processo di comunicazione della coppia, che ci viene riportato anche dalla compagna a fine percorso. Ringraziamo il dottor Giadi Dilmanti per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie mille, spero che ci saranno altre occasioni.